delle maschere, vola con i coriandoli, carezza tutti gli angoli del cuore. Nel 2005 Claudio Vecoli, giornalista del Tirreno, appassionato di carnevale, pubblica un libro enciclopedia per raccontare le storie dei protagonisti della manifestazione folcloristica più importante a Viareggio. Luca Bertozzi, oggi tra i costruttori di prima categoria, non aveva ancora debuttato nel carnevale. E sempre nel 2005, con il carro grande Il Cavaliere Inesistente, si impose Jonathan Francesconi, che nel frattempo si è ritirato dalla manifestazione per occuparsi d'arte. Da quel carnevale di 17 anni fa, alcuni maestri ci hanno lasciato, da Arnaldo Galli a Gilbert Lebigre, da Franco Malfatti a Renato Verlanti, mentre altri si sono ritirati, vedi Jonathan, Simone Politi o Alfredo Ricci. Dunque, il mondo della cartapesta, dal 2005, data di pubblicazione della prima enciclopedia dei costruttori, a oggi ha vissuto un ricambio generazionale degno di essere raccontato. Ecco perché Profili di cartapesta, firmato dal giornalista Claudio Vecoli per Pezzini Editore, è tornata nelle librerie in una versione completamente aggiornata. Scorrono, amore, tempo di venir qua giù. Dove persino gli angeli, suonando mille cembali, volan con i coriandoli nel blu. Dopo 18 anni, come nasce la voglia di scrivere un altro libro che aggiorna quello che hai scritto? Beh, diciamo che c'è anche un aneddoto legato a questo fatto, perché l'idea me l'ha fatta nascere, non me ne vogliono gli altri carristi, Luca Bertozzi. Luca Bertozzi, quando 2 anni fa, in occasione carnevale del Covid, insomma, che purtroppo ricordiamo anche per questi aspetti, vinse meritatamente con le tartarughe il suo primo carnevale, diciamo, da grande, e in quell'occasione mi accorsi che Luca Bertozzi non era nella prima edizione dei Profili di cartapesta. Allora mi sono detto: qui comincia a essere un po' datato questo libro, e allora sono ripartito da zero. 18 anni, non c'è solo Luca Bertozzi, assolutamente, ci sono tantissimi aggiornamenti di tutti i carristi in attività, ce ne sono alcuni che hanno nel frattempo smesso, qualcuno purtroppo se n'è anche andato, e qui si apre un altro capitolo purtroppo doloroso, e quindi è venuto fuori un altro libro, di fatto, perché è vero che mantiene le stesse caratteristiche, lo stesso formato, tutto quanto, però ci sono tantissime cose in più, che sono 20 anni di storia del carnevale. Ecco, dove hai trovato tutto il materiale? Quanto tempo hai dedicato alla ricerca, appunto, di aneddoti, situazioni e di maestri della cartapesta? Allora, ad essere onesto, il grosso del lavoro, soprattutto quello di ricerca sul passato, l'avevo già fatto in occasione del primo libro di Profili Cartapesta 1, chiamiamolo così, perché in quello c'erano ovviamente tutti i grandi maestri del passato, Darliano, ma in realtà ci sono proprio tutti quelli che hanno realizzato almeno un carro di prima categoria a partire dal dopoguerra, o quelli che hanno vinto un carnevale di Viareggio anche prima della guerra. Quindi davvero l'elenco è lungo, sono 130 profili, biografie, aneddoti, curiosità, anche rivalità, insomma, ci sono tante cose raccontate, e che vale la pena anche tramandare in qualche modo, perché poi lo spirito del libro è anche quello di, come dire, fissare nero su bianco. Siamo ancora nell'epoca, comunque almeno in parte, della carta, e quindi il libro resta comunque un elemento che fissa, e mi fa piacere, insomma, che ci sia anche questo aspetto. Ecco, come soggetto, come uomo, come persona, non soltanto come artista, qual è il maestro della cartapesta che maggiormente ti ha toccato, ti ha preso con maggiori affinità? Ma allora, non è solo diplomazia, c'è anche un po' di diplomazia, però onestamente è impossibile fare come dire, una classifica di chi più ti ha toccato, chi più ti ha entusiasmato anche per certi versi. È chiaro che ci sono i grandi, i grandissimi, da Pardini, Darliano, a Galli, a Vanzini, a Varoni, Menghino, Bocco, Vannucci, quindi questi sono i grandi.
Però devo dire che poi alla fine tante storie belle, tante storie particolari, curiosità che sono venute fuori, vengono fuori dai personaggi minori, quelli che magari si conoscono meno, sono anche volutamente per carattere loro un po' da dietro le quinte, non sono il Galli, l'Arnaldo Galli, insomma, che era come dire, un vulcano in tutti i sensi. Chiaramente Arnaldo Galli è stato il più grande, il più vincente, il più, però ecco, davvero una classifica non me la sento di farla, ma davvero sarebbe un problema riuscire a farla. Ci sono 30 banchine un po' stinte fra le più distinte che trovi in città. La circostanza coincide con il 150esimo anniversario del Carnevale di Viareggio. Ampio spazio è dedicato ai grandi carristi del passato, da Tono D'Arliano ai fratelli Pardini, da Arnaldo Galli a Silvano Avanzini, da Sergio Baroni a Bocco Vannucci. Senti, mettere insieme i caratteri, le professionalità, i modi di pensare dei carristi di una volta con quelli di oggi, quali differenze ci sono? Dunque, differenze ce ne sono, non tanto nel, come dire, nell'approccio tecnico della cartapesta, che ora di cartapesta parliamoci chiaro, il libro si continua a chiamare Profili di cartapesta, ma insomma la cartapesta è un po' limitata, però a parte questo aspetto appunto tecnico, secondo me prima c'era un pochino più di, come dire, di cameratismo tra i carristi, più amicizia che andava al di fuori, cioè non che ora ci siano, cioè ci sono ancora le rivalità, per carità, però diciamo si ragiona più da professionisti, che da una parte può essere un bene perché il lavoro è più accurato, il lavoro è più professionale. Dall'altra si perde un po' quell'ambiente che era il carnevale di una volta, dove si andava e si andava anche a aiutare gli ultimi giorni a dipingere il carro, a colorare il carro, piuttosto che a fare un po' di cartapesta quando uno c'aveva una o due ore libere. Queste cose non sono più possibili. Credo che forse l'aspetto principale da un punto di vista dell'ambiente possa essere proprio questo. E lo dimostra anche il fatto che ormai da troppo tempo, secondo il mio modesto parere, manca anche un'associazione dei carristi, e questo rischia di diventare un difetto per i carristi stessi, perché si perde quell'unità e lo spirito di corpo che a volte abbiamo anche detto, no? La casta pesta, però in realtà c'è bisogno che siano un gruppo unito, un gruppo affiatato, con appunto le rivalità, il voler primeggiare uno sull'altro, che ci deve essere anche questo. Però poi alla fine i vecchi tempi, i vecchi carristi ci insegnano, c'era grande amicizia, si andava a cena insieme, anche ora, per carità, anche ora, però prima era un po' diverso il clima. Margherita, se incontrarla per prima sei te, devi dire alla mia fanciullezza se per... Ma allora, aneddoti ce ne sono tantissimi, tanti legati al periodo degli esordi, del periodo della censura, per esempio quando sulla Rai venivano come dire, nascosti certi particolari dei carri che davano noia al potere, diciamo così, dell'epoca, quindi di questo c'è tanta roba. Ci sono anche tanti aneddoti più privati, più particolari. Voglio ricordarne uno per tutti, perché poi non voglio nemmeno togliere il gusto della lettura, poi di scoprire troppo le carte. Però uno riguarda Floriano Marchi, che è un personaggio non propriamente dei maggiori, insomma. Era un mascheratista, ha fatto un sacco di mascherate, anche di polemiche, era uno molto sanguigno da questo punto di vista. Però ho scoperto, proprio facendo questo aggiornamento del carnevale, che lui era molto affezionato a Baroni, a una serie di personaggi. E ho scoperto che lui il primo giorno del carnevale, non so se poi anche durante gli altri corsi,
quando poi Sergio Baroni era morto e quindi non c'era più, andava al cimitero e lanciava delle manciate di coriandoli sulla tomba di Baroni. Secondo me questa cosa è bellissima. È toccante questa cosa qui, esatto, toccante. Senti, perché nella memoria popolare c'è sempre l'Avanzini, il Galli, il Baroni, Benghino come maestri del carnevale? Perché hanno fatto dei capolavori, perché se ti vengono in mente dei carri, ti vengono spesso in mente dei loro carri. Dalla Bomba piuttosto che a Fiat Voluntas Tua, cioè veramente i grandi in maschera, cioè si va. Il carnevale è nella mente soprattutto di chi purtroppo a una certa età, non più giovanissima, ti vengono in mente quei carri. Però in realtà anche chi ora è alla Cittadella ha fatto tanti bei carri, e credo che dalla ballerina dei Le Bigre, che c'era anche Arnaldo Galli, ma il carro dell'altra ballerina, quella di Breschi, che era particolarissima, piuttosto che i migranti di Avanzini, cioè ci sono tantissimi bei carri che sono rimasti nel cuore dei viareggini e che piano piano, secondo me, soppianteranno anche i vari Avanzini, i vari Galli. Soppianteranno nel senso affiancheranno, ecco, perché soprattutto nella satira politica, ma anche in quella di costume, hanno una capacità di sintesi nella realizzazione che sono delle vignette a tutto tondo. Assolutamente, questo più prima, però ora forse la politica e la satira politica in senso stretto è un po' meno presente, secondo me è anche un difetto, perché la satira politica è uno degli elementi importanti del carnevale di Viareggio, caratterizzanti. Ora c'è più satira di costume. Devo dire che sulla satira di costume i carristi dei nostri tempi, di ora, sono veramente dei campioni, riescono con un'immagine, con un tocco, con una coreografia, anche perché ormai i carri sono anche le coreografie, riescono a darti delle emozioni che con la satira politica non si avevano, si avevano altri tipi di emozioni. È cambiato il carnevale, è cambiato il modo di comunicare, sono cambiati i carri. Meglio, peggio, non me la sento di dare un giudizio. Ecco, quindi dicendo il numero dei carristi che fanno parte di questo libro qui, tutte le categorie sono state affrontate da te? Allora, sono 131 biografie, profili, chiamiamoli così, di cartapesta. Ci sono tutti i carristi di prima e seconda categoria dal dopoguerra ad oggi, ci sono i mascheratisti dagli anni 80 in poi, non ci sono, e mi dispiace perché poi ci sono tanti giovani in gamba, bravi, che si sono dati da fare, non ci sono i mascheratisti isolati perché non ce l'ho fatta materialmente, diventava un lavoro infinito. Chissà, magari la terza edizione di Profili Cartapesta sarà anche con i carristi, con i mascheratisti. Il mondo è cambiato velocemente in poco tempo, dove andrà il carnevale di Viareggio? Questa è una domanda complessa, perché difficile dirlo, in 20 anni, giusto per fare insomma un periodo relativamente non troppo lungo ma neanche troppo breve, sono cambiate tantissime cose nel carnevale e probabilmente i tempi saranno ancora più veloci, più rapidi, come sono un po' i tempi della vita di questi giorni, di tutti i giorni. Credo che però il carnevale abbia grandi potenzialità per restare quella manifestazione, quell'eccellenza assoluta che noi a volte non consideriamo troppo poco. Cioè il carnevale di Viareggio è il carnevale dell'Italia, dell'Europa, ora del mondo forse esageriamo, però sicuramente è il carnevale più importante d'Italia e c'ha tutti i numeri per poterlo restare, diciamo, per altri 150 anni. E concludendo questa intervista, che cos'è il carnevale di Viareggio per te? Per me è una grande passione, è un divertimento, è anche un lavoro, perché lo seguo ormai da quasi 30 anni per il Tirreno e
è un mondo meraviglioso fatto di tantissime componenti. Il giovane magari guarda più alla festa rionale, al divertimento anche un po' smodato, che però anche quello c'è, perché il momento della trasgressione, ovviamente con i limiti che è necessario mantenere, però anche il momento della trasgressione ci vuole. Però accanto a queste cose più, appunto, più leggere, c'è la cultura del carnevale, e i carristi ne sono veramente una rappresentanza importante, che resta, come dire, sono le fondamenta delle manifestazioni, quella che la fanno andare avanti, e l'hanno fatta andare avanti per 150 anni e per chissà quanti anni ancora. E allora, concludendo, buona fortuna per il tuo libro. Grazie mille e buona lettura a chi avrà la voglia di leggere il libro. Immaginati col cuore di cartapesta, genio d'artista che ha fatto grande il nostro carnevale, volti e maschere che da carta e matita.